protagonista delle versioni nera degli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia, piuttosto che da un qualche credo. Ci fossero gli altri ragazzi che aveva frequentato, non ci è dato sapere. Di sicuro Francesca con gli uomini non è stata fortunata, e la parola sensibile resta dubbio ambivalente come il coinvolgimento dei NAR per i fatti del 2 agosto 1980. Francesca Mambro è citata nei ringraziamenti in un disco intitolato Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Sensibili anche loro. Per evitare di confondere la sensibilità con le versioni fascista e stragista, stabiliremo dei limiti. Definiamo quindi neosensibilismo il nostro modo di essere sensibili, che in tutto si distacca dall'ambiguità di Francesca Mambro, da cui ci dissociamo anche per l'uso sconsiderato e irresponsabile del vocabolario. Signora Mambro e il camerata Fioravanti sono fuori di galera. Fa male ammettere che al momento vincono 2-0.